è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Europea proprio oggi il bando per dare in gestione ai privati gli ospedali di Bordighera, Cairo e Albenga. Questo ha un significato importante per i nostri territori. Intanto perché mettiamo in sicurezza i presidi ospedalieri a rischio chiusura, riapriamo il pronto soccorso e tuteliamo anche gli operatori che oggi lavorano in questi ospedali, perché rimarranno nel comparto sanità. È un importante obiettivo che va nella direzione di difendere i nostri territori, anche quelli più lontani dagli hub regionali come il San Martino, e far sì che le persone possano avere tutte le risposte poste vicino a casa loro. L'anno scorso, prima di intraprendere la strada del bando, abbiamo voluto capire se con questi due paletti, riapertura pronto soccorso e tutela dei lavoratori, ci fosse una opportunità anche nel mercato degli operatori, grandi operatori dei sistemi sanitari, e devo dire che ci sono state delle risposte positive. Oggi ovviamente si riparte da capo, per cui chi riterrà di partecipare può farlo, ma abbiamo visto che questi ospedali possono essere di interesse delle maggiori società di sanità del nostro paese e anche d'Europa. I tempi sono molto brevi, nel senso che nel bando è previsto che a fine giugno si apriranno e si vedranno chi ha partecipato, e dopodiché i tempi tecnici dal nuovo codice degli appalti saranno nel 2019, in primavera, la riapertura del pronto soccorso.